Testa, cuore e dita. Sono queste le tre cose che fanno un buon musicista, secondo Mozart. Ma permettetemi di dire che secondo me non è vero. Non è vero perché si è dimenticato di qualcos'altro che oggi è essenziale, l'orecchio. Perché se è vero che senza orecchio si può comunque suonare uno strumento musicale, è altrettanto vero che con un buon orecchio si può suonare qualsiasi cosa, dai piatti ai bicchieri, dalle pentole ai tubi, passando per un qualsiasi oggetto ci troviamo davanti. E quando non li abbiamo? Beh, quando non li abbiamo a suonare il nostro corpo. E no, non sto facendo riferimento alla famosa canzone dei Queen che cantavano di fronte agli stadi riempiti we will rock you. Ma sto facendo riferimento, semmai, a un medico che ha capito che con la musica del nostro corpo, ci si poteva fare medicina. Tutto parte da una locanda di una ridente cittadina austriaca. Siamo a Graz e la locanda aveva un nome altisonante, l'imperatore romano si chiamava, come a rimarcare che quella era la locanda migliore della città. Di sicuro non lo era, ma lo era certamente per il suo locandiere, Leopold Auenbrugger, un tipo estremamente laborioso ed ambizioso che pensava che per poter ottenere qualche guadagno si dovesse rendere felice ad ogni oltremodo i propri clienti dando loro i migliori vini in circolazione. E con questo, in effetti, qualche guadagno l'aveva ottenuto e si era fatto largo tra i locandieri della zona. Leopold non poteva essere più felice quando nel 1722 nacque il suo primogenito. Doveva essere un locandiere nato, probabilmente doveva diventare il locandiere più importante d'Austria. Lo chiamò come lui, Leopold. Si può dire che il piccolo Leopold nacque e crebbe in mezzo al vino, un po' come Bacco, e di fatto si ritrovava nella sua infanzia a correre tra le botti di vino piene e quelle vuote, tra chi era ubriacone e doveva essere buttato fuori dalla locanda e chi giocava d'azzardo, da chi consumava una cena e i vari serviti e i camerieri che erano lì presenti in mezzo a quel marasma generale, quello di una delle più grandi locande della città di Graz. Ma crescendo, del piccolo Leopold venne fuori una dote straordinaria, un orecchio sopraffino che gli consentiva da un lato di suonare qualsiasi strumento senza averlo mai studiato e dall'altro però di poter fare bei soldoni a suo padre, che seppe utilizzare furbescamente quella dote. Se c'era una cosa infatti che mandava in bestia i locandieri era l'incapacità di vedere quanto vino era presente all'interno delle botti, e questo faceva sì che da un lato prendevano grandi fregature con chi glielo vendeva quel vino e dall'altro anche dai clienti che non volevano per se stessi il vino più scadente, quello che era presente in fondo alla botte. Era necessario quindi che ci fosse qualcuno che fosse in grado di conoscere la quantità di vino all'interno di ogni botte. Utilizzò quindi quell'orecchio sopraffino per capire quanto vino era presente all'interno della botte. Leopold, battendo con le nocche all'interno della botte, era in grado di capire quanto quella botte fosse piena. Se il suono era ottuso, la botte era piena, ricca di vino. Più il suono diventava acuto, timpanico, meno vino c'era e di conseguenza meno questa botte sarebbe costata. E così fece ogni volta Leopold che suo padre andava a comprare all'ingrosso del vino, evitandogli così delle grosse fregature, ma anzi facendogli fare dei grandi guadagni. Il destino però di Leopold era lontano dalla locanda del padre e dalle sue botti di vino. Era infatti deciso a studiare medicina e così fece. Con i risparmi del padre partì alla volta di Vienna. E l'accoglienza non fu delle migliori, deriso in quanto non nobile e a più volte ripreso anche dai professori, venì sì per laurearsi, ma si ritrovò a lavorare gratuitamente all'interno di uno degli ospedali meno voluti dagli studenti. Era infatti dedicato ai residenti italiani, spagnoli e olandesi all'interno della città, per non parlare dei non abbienti e dei bisognosi. Come si poteva pensare, i costi che gravavano su quella struttura non potevano essere pagati da chi si curava all'interno, e il numero di persone che richiedevano cure era ogni giorno sempre più grande. Leopold si trovava a dover sostenere un vero e proprio inferno. Tra le malattie che più frequentemente si ritrovava ad avere a che fare erano quelle polmonari.
Spesso non sapeva come curarle e spesso non sapeva se effettivamente erano malattie polmonari. Per ovviare a questo e dover anche curare con una certa rapidità e gestire con una certa rapidità ogni suo paziente, fece ricorso a quella che era la sua storia, o meglio, a quello che era il suo orecchio. Ciò così a considerare quei polmoni come delle botti e picchiettando su di essi, cominciò a capire se quegli organi erano vuoti o se erano pieni di liquido, di batteri, di qualsiasi altra cosa che non li rendesse fisiologici e di conseguenza il paziente era effettivamente da curare. Ed è così che la musica si fece medicina. Capì che ogni organo aveva un suono che emetteva al noccare delle dita sulla sua superficie, e quando questo suono cambiava e diventava altro, da acuto diventava ottuso e viceversa, significava che era insorta una patologia e in quanto tale doveva essere curata. Scrisse tutto in un testo che non è uno spartito, ma magari sarebbe potuto esserlo, l'Inventum Novo, in cui definiva il suono che ogni organo faceva al battere delle dita sulla sua superficie e definendo quando invece quel suono mutava e che cosa poteva significare. Era così nata la percussione. Del giovane medico Auenbrugger passarono in sordina, non vennero proprio considerati. Ero totalmente inascoltati, nonostante un orecchio sopraffino, non quello degli altri, ma il suo. Nessuno li credette, dovettero passare decenni quando fu un medico, anzi il medico di Napoleone, Corvisart, che riuscì a ottenere quegli scritti e a capire l'importanza della scoperta di quel medico viennese. Auenbrugger però era già morto da tempo, purtroppo, e ancora oggi viene ricordato con solo qualche targhetta presente tra Graz e Vienna, senza dimenticare che la storia lui l'ha fatta da solo e con il suo orecchio. E adesso andateglielo a dire a Mozart che anche l'orecchio è importante.